trovata fagiola. Sono venuta a confessarmi. Tra l'altro era un po' che non ci si vedeva da queste parti. Andiamo, segui Meco. Padre, la verità è che ho messo le corna a mio marito. Come? Hai messo le corna a tuo marito e lo dici così? È una cosa grave, figliuola, solo a dirlo. Quindi stride, ho messo le corna a mio marito. Ma io non mi rendo conto, qua dobbiamo trovare una risoluzione a sta cosa. Qui in chiesa non mi piace questa. Ho messo, ecco, facciamo così, sì, facciamo così. Mi è venuta un'idea. Se ti dovesse capitare per sbaglio ancora di fare una cosa del genere, non dire ho messo le corna a mio marito, che suona male. Dovrei dire sono scivolata, è molto più dolce. Va bene, padre. Ma vai, figliuolo, vai. Sorella. Padre, siccome mio marito dorme continuamente, sono stata costretta a metterci le corna. Come sarebbe a dire? Mio marito dorme continuamente e tu gli metti le corna solo perché dorme continuamente. Padre, lei non può capire le mie esigenze. Non posso capire. Io qui sono 20 anni che sento la solita storia, le solite corna. Che è un fatto di moda. Vuol dire che anche tu, allora, dovrei usarmi questa cortesia. Se ti dovesse capitare per sbaglio mettere... No, padre, non è per sbaglio. Capiterà perché è necessario. Madonna, ma questa è convinta. Tu sei una pecorella smarrita. È da sempre una pecorella smarrita che è in te. E non è possibile, ti ho detto, facciamo così, usa questo escamotage. Quando... Non ho capito l'ultima parola, padre. Escamotage. È francese. Okay. E allora io dico questo. Quando ti capiterà, se ti dovesse capitare per sbaglio, di tradire tuo marito, tu dovrai dire sono scivolata. Ricorda. Sono scivolata. Quando ti capiterà per sbaglio di tradire tuo marito. Va bene, farò come dicevi. Ma vai che tenga la pausa a pranzo. La penitenza. Signor Sindaco, sono qui perché forse uno dei miei ultimi saluti, si fa per dire, ma come vede è arrivata la lettera di trasferimento. Gliel'avevo già accennato la settimana scorsa. In questo paese lascio il mio cuore. Lo so. Vent'anni. Ma comunque. E se ne va al nord. Vado al nord, sì, in un paesino del nord. Mi è arrivata la comunicazione che dopodomani arriva il nuovo parroco. Dopodomani arriva il nuovo parroco. E io vorrei, insomma, incontrarlo, ma purtroppo parto proprio oggi pomeriggio. Ah, non vi incontrate allora? Sarebbe stato bello organizzare una bella festa, lo so, poi so che ha delle ottime referenze, non pare che è un simpaticone, solo che io devo andare. A proposito, sindaco, devo farle una confidenza, poi lei saprà come comportarsi. Le donne, quando vengono da me in confessionale, specialmente negli ultimi mesi, per dire che hanno messo le corna al proprio marito, dicono sono scivolata. Cioè loro sono scivolate. Sì, cioè loro quando mettono le corna al proprio marito dicono sono scivolata. E questo è importante che lo sappia il nuovo parroco. Glielo devo dire io. Sì, certo, perché io non ho modo di incontrarlo. È importante che glielo dica, molto importante, perché sa, se no ci potremmo trovare in difficoltà. Sì, ho capito. Si potrebbero incontrare degli equivoci strada facendo. Via, tranquillo, ma la vedrò con il mio solito tatto. Mi raccomando, signor sindaco, mi raccomando. Come se fosse un mio segreto, buongiorno, un mio segreto professionale. Un po' di tristezza. Ma sì, andiamoci a prendere un ultimo caffè. Vabbè, festeggiamo, sì, via. Festeggiamo.
Sorella? Sono qua. Ti fa caldo. Non ne parliamo. Allora, quali sono i tuoi peccati, sorella? Padre, lo sa. Su tutto ho potuto far luce con la mia ragione, ma in una cosa soltanto ho fallito. Purtroppo ancora una volta sono scivolata. Non ho capito. Le dicevo, tutto ho potuto dominare tranne una cosa. Cioè? Ancora una volta sono scivolata. E in che modo, padre? Bisogna stare attenti. Lo so. Le cose più serie quali sono invece? Niente, non c'è nient'altro. L'unico peccato che ho sulla coscienza. Peccato. Voglio dire, devo dire io, peccato che lei, insomma. Vabbè, voglio dire, non si preoccupi. Grazie. Fesserie. Posso andare? Sì, come no. Stia attento però. Grazie. Padre? Sì. Padre, io devo dirle una cosa, ma non trovo proprio la forza, il coraggio. Figliuola, con me ti puoi esprimere come vuoi. Sì, lo so, padre, però io ho tentato in tutti i modi di trattenermi, di evitare proprio... Che ma è alla successo? Fine non ce l'ho fatta, padre, alla fine sono scivolata. Padre, lo so, mi rendo conto, io... Ho cercato con tutte le forze di Figliola, dimmi. Padre, devo confessarmi. Sono qui per questo, figliola. Dimmi tutti i tuoi peccati. Padre, ho fatto un peccato grosso. Sono scivolata. Sono scivolata stamattina e anche oggi pomeriggio. Madonna, mi è stata a casa, che bello. Scusa. Figliola, scusa se sono così, diciamo, sincero. Padre, solo questo. Come solo questo? Cioè, questi sono discorsi, anche cose che possono succedere, voglio dire, che cosa devo dire? Voglio sentirvi qualcosa di più, diciamo, sei giovane. Non ho fatto nient'altro. Quindi sei scivolata? Sì, due volte. Non ci riesco qualche cosa di... cioè, no? Vabbè, non... Vabbè, vai. Grazie, padre. Deliberiamo, ordinanza 47, per riverniciare i campioni di via Prenzillo. I lampioni di via Prenzillo. Tutti d'accordo? Sì. L'opposizione si oppone. È approvato lo stesso. Allora, poi la numero 49, per invertire il senso di marcia in via Pacotto. Ma che serve? Serve. L'opposizione che fa? Si oppone. È approvato lo stesso. Spesso. Numero 50, restaurare la sella di Garibaldi in piazza 32 settembre. No. La sella del cavallo di Garibaldi in piazza 32 settembre. Scusate! Reverendo, prego. Chiedo scusa, signor Sindaco, io mi permetto di prendere la parola perché state parlando dei problemi del paese. È inutile, devo dirlo, signor Sindaco, voi qui state parlando di chiacchiere. Lo devo dire, chiedo scusa, ma i problemi seri di questo paese sono le strade. Non i lampioni, le strade, i marciapiedi, eh sì, ho avuto la conferma, è certo,
perché le signore, per esempio, addirittura non è, durante la confessione, invece di pensare alle cose serie, che cosa vengono a me, si sfogano. Padre, sono scivolante. Cioè, vi rendete conto, quelle povere signore, ma è possibile? I soldi bisogna... Sto scherzando, cioè, bisogna investirli bene i soldi, le strade, i marciapiedi, le persone, chi scivola a destra e chi scivola a sinistra, non si capisce, ecco quello lì. Cioè, le persone che non no, vedi che assurdo, durante la confessione vengono e te, sì, sì, no, io sto parlando di cose serie. Signor sindaco, signor sindaco, chiedo scusa, è inutile che si metta a ridere, Proprio tua moglie, sindaco, ieri è scivolata 3 volte.